Cioè, se ci pensi è incredibile, ovvero esiste ancora Marco Polo, Magellano, come si chiama quell'altro? Amerigo Vespucci, Cristoforo Colombo, De La Vega, Vegas, come si chiama quello lì che ha fatto quell'altro? Armando Vega, no, com'era? Vasco da Gama, bravo, stronzo, no, ciao, bravo. Tutte queste, ci stanno ancora, però adesso stanno seduti col culo sulla sedia e viaggiano con i telescopi. Come magari prima Marco Polo stava seduto sulla sedia, sulla barca sua, che sicuramente non ha costruito lui, ma gli ha costruito un ingegnere. Adesso gli ingegneri costruiscono i telescopi e gli esploratori, quindi gli scienziati che lavorano dietro al telescopio, sono i nostri Magellani. È figa sta cosa. Del vento sul collo. Ce ne fosse poi uno normale. L'omini che tettine, la pancia, i culi sfranti. Sì, Dada, c'hai la pancia. È evidente che c'hai la pancia. Se vuoi, facciamo qualche allenamento e ti metto in forma. No, c'ho pure le tettine, Franchino. Cosa? Mi sto sforzando! Come fai a non urlare? Ma parto perde! Una di merda che mi hai fatto fare! Ma sono, cioè, allora, io un'ora lavoro da casa, un'ora lavoro da casa come Vabbè, è le altre capitato in persone. concomitanza con questo gioco di Un'ora, merda. te l'ho detto, e mi ha detto che cazzo se ne frega. E va bene, fin qua No, non ho dico, detto che sì, cazzo. hai detto che cazzo se ne frega. Non ho detto Sì, così, non lo più o farei meno. mai. Cosa ha detto, ragazzi? Ha detto così. Poi dico, io ho detto, guarda, ho dei vicini un po' caotici e lui mi fa, ma stanno squartando qualcuno? Non gli ho detto, cioè, giustamente, no? Gli ho detto, non lo so, adesso vado a chiudere le finestre così. Poi è stato imbarazzantissimo, questo mi parlava di Dostoevskij e si sentiva un orgasmo. Cioè, c'era lui che mi spiegava, no, perché la maschera, il personaggio principale. Un orgasmo orribile, peraltro brutto, mix tra, non lo so, una scimmia urlatrice, una cosa. Ma secondo te, e poi dopo vengo qua e mi dice anche ti ho fatto perdere? Ma ti rendi conto? Stai bene con questi pantaloncini, amore? Sì, ma non vestito così, Che cioè. Ferma, carini, un po' più corti. mi si vedono le palle! Non c'ho le mutande! No, beh, sta parte è impossibile, raga. Pog, grazie, dottor Mario. Ma poi ti metti paura pure te! Certo, mi hai fatto paura, sono entrata. Sì, Ha senso quello che sto sì, dicendo? assolutamente. Quindi, Cioè. o è così o... Quanto sarebbe bello se adesso m'alzassi in piedi col cazzo drittissimo e farei... Tiè, eccolo il mio cazzo, eccolo, guardalo! La pianta che avevo portato a casa, tu mi hai detto che l'avrei fatta morire. Io non ti ho detto che l'avresti fatta Sì, mi hai morire. detto Federico, un'altra pianta che farai morire perché dovevo uccidere tutte queste piante. E invece? Quindi sta fiorendo? Sì. Ma le altre? Non c'è più! Ok Google, sei un po' stupido. Ti ho fatto arrabbiare, perdonami, starò più attento, ma se vuoi puoi inviare un feedback per No, aiutarmi a sto migliorare. scherzando Google. Per segnalare un problema, puoi Stai inviare... zitto Google! Ok Google, mi dici il risultato Roma-Torino? Il 28 novembre 2021 la Roma ha vinto 1-0 con il Torino.
No. Ok Google, mi dici quanto è finita Torino-Roma? Il 28 novembre 2021 il Torino ha affrontato la Roma e la partita è finita 1-0 per la Roma. Ok Google, Torino-Roma. Non ha giocato. Visualizzazione dei risultati per Torino-Roma lungo il percorso. No, non si può giocare. Raga, non si può. No, io non lo gioco. Che fa? Ma c'è qualche animale? Che cosa cazzo è? Ma porco dici di mortacci tua! Vi rendete conto di quante cazzo di chiese ci sono nel mondo? Amore! Mi hai fatto biancolpo! Ho venduto le tue scarpe su Vinted. Come hai venduto le mie scarpe su Vinted? 10 euro. Tocca festeggiare. Ragazzi, 10 euro per le scarpe mie. Subito, come le ho messe? Ma perché a 10 euro le mie? Ma quali hai venduto? Le... Le Geox, la scarpa che respira. Ma come a 10 euro? L'ho pagata 150! E me li metti a 10 euro, grazie al cazzo che l'hanno comprate su... Federica, dai, stai scherzando, le puoi aver messe a 10 euro. Le avevo messe a 12, ma mi hanno detto, mi fai un po' di sconto a 10? Ho detto sì. Vabbè, ma tu le volevi buttare, scusa. Ma poi mi prendi per culo a me che non so vendermi su Twitch. Ma scusa. È soltanto un gioco. È soltanto un gioco. No, raga, non si può. Non si può fare una cosa del genere, raga. Non si può giocare una roba. È spaventoso. Non va. Apri la bocca. Apri la bocca. A te potevi sbattere. Crocchetta rumena. O guap roba da friariella, o guap ro limonciotto, o guap in terra, o guap in mare. Oh! Ma che cazzo fai? Ma te male che te sento con le cuffie! Scusami, perdonami, non mi ascolti, allora dico oh! Quanti litri d'acqua vanno bevuti al giorno, ragazzi? Per un cammello, bevi l'acqua ogni 2 secondi. Devi bere 2,5 litri, mentre d'estate, 5-6 litri. Una cassa d'acqua al giorno devi bere. Federica! Porco... Dai, Federica, ma sei pazza! Sei pazza! Hai sputato l'acqua a 2 metri dal computer! Amore, non mi devi fare ridere quando sto... Ma non sputare l'acqua! Ho capito, ma mi andava di traverso! Ma guarda che cazzo hai fatto! Poi con la bava pure, mischiata! Ma non è vero! Oh, no, non mi sei facendo affogare! Forza Roma! Forza Roma, signora!
Quanto ha vinto la Roma? Quanto ha fatto? Non lo sanno. 1-0. Una, quindi pochissimo. Va bene lo stesso! Forza Roma! Come si chiama? Leila Morgan. Tre Nord. Che cazzo ridete? Sushi. Io avevo detto, non so come commentare le cose, ma che devo dire? Non so come commentare. È sushi, che devo dire? Oh, l'estetica, guarda che fa, non è una cazzata. Va a fare food blogger, te va. No, vabbè, ci sto a provare. Però non mi mangio il pistacchio. Ma la stavo a tenere da un po' sta cosa del pistacchio. C'è quella lì. Guarda che lavori del cazzo. Adesso mi tocca fare l'acrobata col camion per passare. Brutto che l'astronauta cagon del papà del tuo. Guarda, è tossico se mi tocca vivere così. Adesso mi tocca fare retromarcia perché non passo. Poi Galbusera. Ma che cazzo di fantasia c'ha? Che vuol dire Galbusera? Ma se mi tocca vivere così che il cianuro de coido circa. Scusate, 23:40 circa. Buon proseguimento di serata. C'è Pesaro fra le città che oggi a Malta hanno firmato un accordo per istituire. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ma che cazzo è sta roba? Crocchetta rumena. No, basta Voice, basta Balini, basta, questo non mi piace, non voglio vederlo più, vediamone un altro, e dai! Avete rotto il cazzo! Ciao, amore! Ma sei scema? Perché? Sto giocando il gioco horror! E quindi? Non posso parlare in game, non parlare. Perché? Mi sgama. Il mostro è dietro di me? Ciao, ho fatto amore. Una cosa strana. Cosa hai fatto? Ho preso la panna, me la sono messa in bocca e poi ho visto che era tutta verde e c'era una muffa. C'era la muffa sulla panna. Ecco, puoi non dire mai più che sei a dieta, perché è veramente ma sta due settimane che stai in frigo, per non le persone nessuno, che cazzo sì, finisce? Che sì, che veramente si mettono e fanno la dieta, è veramente, guarda, non lo so, è una cosa... Ma per me è un grande passo smettere di mangiare junk food. La panna, ogni tanto! La panna, due gelati, si sei mangiato la no, panna e due ma gelati. Due, poi ma viene cazzo? Da me e mi dice, non capisco proprio perché ho la diarrea tutto due? Il giorno. Come mai ho la diarrea tutto il giorno? Diego, non so, ti mangi comunque, cioè sta mangiando solo cose di panna. Lo prende proprio pesantemente per il culo? No, fa notare che... Vedi quanti follower c'ha? Fa notare che il suo accento è... fa ride. Quello del ragazzo. Fammi sentire. Cosa? È l'accento. Di chi? Del ragazzo. Che sei, polacco? L'accento... Lei è polacca, lui è italiano, è andato a vivere là. E lei lo beve per culo. Che? E io non riconosco che non parla bene polacco.
Ma che cosa c'entra? Non ho capito. Nel senso, se io lo sento lui, non si capisce che parla male il polacco? Che cazzo ne sai? Parli polacco tu? Ma cosa c'entra? È come... Io magari non parlo benissimo l'inglese, però se sento uno che fa "What's the name of your brother?" dico, vabbè, non parla benissimo questo. Cioè, lo riconosco all'orecchio, no? Come ti dico, uno... Cioè, te lo senti, anche se non sono una madrelingua francese, però lo sento che tu non sai parlare. No, sto sbagliando, non capisco, Diego. Boh. Non sono andato in crisi. Non ho... non dici che ho preso un colpo di cazzo. Un colpo di cazzo? Di caldo, non essere volgare, di caldo. Che colpo di caldo? Ho detto, dici che ho preso un colpo di caldo che non stavo capendo. Ma neanche io sto capendo. Ma so, che vuoi? Mi stai facendo sentire stupida.